siamo non solo a darvi dei pezzi di carta, ma questi pezzi di carta si stanno facendo perché servono a qualcosa. Quello che facciamo qua ha anche una sua valenza, quello dell'università, che hanno accettato tutto questo come credito formativo, così magari qualcuno di voi ha voglia di iniziare, riniziare o riprendere. E noi abbiamo questo accordo con l'Università Sorbona, con il centro sportivo della Commissione Europea, quindi vi vogliamo dare questo certificato non solo per ricordare la giornata, ma anche perché magari uno un giorno si riprende magari un po' di voglia di tornare all'università o per chi c'è già di farlo valere come credito formativo, perché quello che si sta cercando di fare è mettere queste teorie, strategie così in pratica e combinare il più possibile il lavoro mentale con il lavoro del corpo. Quando abbiamo iniziato nel 2004, il primo motto fu Move your body, stretch your mind. Attiva il corpo, attiva la mente. E quindi voi con Sauro siete l'esempio di tutto questo. In altri ambienti mi tocca a fare un po' più di pressione, ma qua viene tutto in maniera molto naturale. Poi il fatto di condividerlo così in mezzo alla natura fa sì che questa cosa possa essere davvero fatta da tutti. Quello che noi abbiamo scritto quindi è benessere e cultura per tutta la vita e tutte le età. Questa è una cosa semplice che cerchiamo di applicare con un movimento che va non solo per chi ha grosse doti nella performance, ma davvero per tutti e soprattutto per farlo tutti insieme. Quindi comincio questa introduzione. Abbiamo sancito e benedetto questa Ezia Tai Chi Chuan chiamandola Med latino in riviera, e quindi qua invito che è stato noi presente a Bruxelles, hanno avuto questo ingrato compito di addolcire tutti i karateka che erano con noi, perché si sta cercando di fare questa attività il più possibile non solo nell'interculturalità ma anche nello scambio tra diverse discipline e diversi sport, quindi incontrarsi anche con chi fa altro. Grazie Roberto. Allora subito i certificati della giornata, che costituisce quindi credito formativo. Avrei bisogno la prossima volta prendo la valletta. Ciao, mi fai la valletta? Lo usavo venire qua per atteggiarsi. Allora, è random, non è ordine importanza, bisogna sempre dirlo. Elisabetta Dadda. Sergio Suppo. Tutti vecchi nostri registrati. Non registrati vecchi, ma vecchi registrati. Paola De Ponti. Leighen Tong. Cristina Manitto. Maria Fresu o Fresu? Maria Fresu o Fresu? Fresu. Fabrizio Vincitorio. Sorridete alla stampa, prima del via. Gianangelo Sprogiò. C'era ieri. Lo prendi te, poi chi lo prende? Lo prendo io. Monica Musna. Ovviamente avete tutti il bollino VX5,
Katia Carbone. Five perché è il quinto anno che lo facciamo. Graziella Vigilanti De Vita. Attenti. Gianni Rambaldi. Gianni Rambaldi. Gianni Rambaldi. Grazia De Munari. Geraldo Dato. Anna Maria Valentino. Stefania Bobone. E ora questi introducono la strada al diploma e certificato vero e proprio. Ripartiamo da Nazarena Gerini con il dottore UX. Super diploma per Roberto Musna. Anche la valletta fatta. Il super diploma, anche lui doppia firma. Enzo Pocelli. Claudio Zibetti, doppio certificato. Solo doppio, dai sì. E Master Teacher Carazza. Dai, no. No. Questo è il maestro, ma era vecchio, glielo ricicliamo, tanto lo tengo io perché sennò lo perde.